celebrando i beni della salvezza eterna, a noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono per ottenere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
saluto, piena di grazia. Il Signore è con te. Eccomi, sono la serva del Signore. È bello passare
una festa all'altra. È bello passare da una celebrazione all'altra, da una preghiera all'altra. Così ebbe a scrivere un autore antico, così si espresse rivolgendosi ai cristiani del suo tempo. Sì, è bello anche per noi di Castro, che dalla grande festa di Pasqua passiamo in breve tempo alla grande festa della Madonna Annunziata, la nostra patrona. In questo giorno solenne della esposizione della statua della Madonna Annunziata, vorrei richiamare l'attenzione di noi tutti sulla particolarissima coincidenza del 25 marzo con il Venerdì Santo, in questo anno 2016. Mi è stato mandato sul cellulare un breve scritto dicendomi che questa coincidenza particolare cadrà nel 2114. Ho detto, io non ci sarò. Nello stesso giorno, 25 marzo, quest'anno, l'incarnazione e la morte in croce di Gesù, l'annunciazione della sua nascita dal grembo di Maria e la morte e la deposizione del suo corpo esanime nello stesso grembo materno di Maria. Nello stesso giorno l'Annunziata e l'Addolorata. Siamo stati amati da Dio, Padre misericordioso, che ci ha donato il suo Figlio unigenito e come madre la madre del suo stesso Figlio. E siamo stati amati anche da Maria. Siamo stati riabbracciati da Dio Padre dopo la colpa originale. Siamo stati accolti nella casa paterna, il paradiso, come fu accolto il figlio prodigo nella casa del padre. E questo, e lo abbiamo in particolare sentito, è nel Vangelo e nella lettera agli Ebrei. E questo grazie a due sì, a due fiat, a due amen, il sì detto da Gesù e il sì detto da Maria. Il suo sì Gesù lo disse al Padre, ecco io vengo Padre per fare la tua volontà, e nell'orto degli ulivi, Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Maria lo disse invece all'arcangelo Gabriele nel giorno dell'Annunciazione. Adamo ed Eva nel paradiso terrestre disobbedirono a Dio. Gesù e Maria invece gli obbedirono. Le due disobbedienze originali ci hanno rovinati. Le obbedienze di Gesù e di Maria ci hanno salvati e ci hanno redenti. La
La Madonna con il suo fiat detto all'angelo per noi è diventata, come abbiamo detto anche nelle litanie, la porta del cielo, la scala del paradiso, la madre della misericordia. L'antico serpente, il diavolo, cioè colui che separa, che divide, il principe della superbia, della menzogna e dell'odio, ha tentato Gesù per farlo desistere dalla sua morte volontaria, accettata in ossequio alla volontà del Padre per amore nostro. Ma è rimasto vinto, è stato schiacciato. Né lui né la morte hanno più potere su di lui. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ora vivo e risorto. Egli più non muore e la morte non ha più potere su di lui e su di noi. Gesù ebbe a dire ai suoi apostoli: non vi chiamo servi ma amici. Lui, e non il maligno, non l'avversario, lui ci ha voluto un bene da morire. Volle farlo, poteva farlo e difatti lo fece, sacrificando la sua vita sulla croce. Abbiamo detto, il diavolo è colui che separa, perché in sé ha la radice dell'odio. Invece noi cantiamo: congregabit, nos in unum Christiana, ci ha riuniti in una sola cosa, l'amore di Cristo. E lui pregò il Padre perché noi restassimo sempre una cosa sola. L'amore di Gesù al Padre e a noi gli ha fatto dire: ecco, io vengo Dio per fare la tua volontà. E da questa volontà, come abbiamo ascoltato, da questa obbedienza, da questo amore, noi siamo stati salvati. Animata dalla stessa volontà e dallo stesso amore, Maria Santissima ha detto il suo sì all'inizio, giorno dell'annuncio, e l'ha detto fin sotto la croce. Stabat mater dolorosa, justa crucem lacrimosa. Stava in piedi la madre dolorosa presso la croce, diventando per bontà di Gesù, appeso alla croce, la nostra madre. E noi la preghiamo: Santa Maria, Madre di Dio e Madre nostra. E noi con gioia le diciamo di frequente: tu sei la nostra salvezza, tu sei il nostro onore, tu sei la nostra avvocata. Papa Benedetto XVI, sapete, nel 2005 scrisse la sua prima lettera enciclica, alla quale diede questo titolo: Deus Caritas Est, Dio è amore. E fra le altre cose scrive queste parole: a nome di Dio viene a volte collegata la vendetta e perfino il dovere dell'odio e della violenza. Parole vere se pensiamo che gruppi islamici collegano proprio la vendetta, il dovere dell'odio e della violenza proprio a
Francesco, come sappiamo, che continuamente afferma che Dio è misericordia. E dice il Papa Benedetto XVI che Dio è amore, è un messaggio di grande attualità. Il Dio ci ricolma del suo amore e questo amore da noi deve essere comunicato agli altri. Papa Francesco, suo successore, ha voluto che in questo anno 2016 noi celebrassimo l'anno giubilare della misericordia di Dio. E il Papa ci chiede non soltanto di parlare di questa misericordia, di questo amore, e noi lo faremo in questa novena. Papa Francesco non ci chiede soltanto di comunicare agli altri questa fondamentale verità che Dio è amore e misericordia, ma ci chiede che noi la incarniamo in noi stessi. E difatti il logo di questo anno giubilare è misericordiosi come il Padre. Che la Madonna Santissima, che alla scuola della parola di Dio ha imparato ad essere la madre di misericordia, ecco, ci accompagni in questi giorni, e questi giorni per noi siano giorni di grazia, non soltanto che impariamo, che sentiamo, che ascoltiamo qualche cosa, ma soprattutto che prendiamo l'impegno di guardare a lei. L'esposizione ha proprio questo significato, di averla più vicina, di poterla guardare meglio, di poterla contemplare, di essere conquistati dalla sua bellezza spirituale, dalla sua santità, dalle sue virtù messe in pratica nella sua vita. Riuniti nella preghiera di lode, glorifichiamo Dio Padre Onnipotente, che ci ha dato in Maria un regno sicuro di consolazione e di speranza. E diciamo con fiducia: Maria, piena di grazia, interceda per noi. Maria, piena di grazia, interceda per noi. O Dio, operatore di prodigi, che hai concesso alla Santa Vergine Maria di condividere nell'anima e nel corpo la gloria del Cristo risorto, guidaci alla gloria immortale. Maria, piena di grazia, interceda per noi. Tu che ci hai dato Maria per madre, con
perdona i peccatori, dona a tutti pace e salvezza. Maria, piena di grazia, interceda per noi. Tu che hai reso piena di grazia la Vergine Maria, allietaci con l'abbondanza dei doni del tuo Spirito. Maria, piena di grazia, interceda per noi. Fa che la tua Chiesa sia un cuor solo e un'anima sola. Donaci di perseverare unanimi nella preghiera con Maria, Madre di Gesù. Maria, piena di grazia, interceda per noi. Tu che hai incoronato Maria, Regina del Cielo, fa che i nostri fratelli defunti godano la gioia eterna nell'Assemblea dei Santi. Maria, piena di grazia, interceda per noi. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
offriamo, celebrando l'incarnazione del tuo unico Figlio, e fa che la tua Chiesa riviva nella fede il mistero in cui riconosce le proprie origini. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. All'annunzio dell'angelo, la Vergine accolse nella fede la tua parola e per l'azione misteriosa dello Spirito Santo concepì e con ineffabile amore portò in grembo il primogenito dell'umanità nuova che doveva compiere le promesse di Israele e rivelarsi al mondo come il Salvatore atteso dalle genti. Per questo mistero esultano gli angeli e adorano la gloria del tuo volto. A loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.
Mistero della fede, annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Donato e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza e mettili a godere la luce. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Santissima Annunziata, Madre di Dio e Madre nostra, con San Giuseppe suo sposo, i Santi Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Preghiamo. O Padre, che ci hai accolti alla tua mensa, conferma in noi il dono della vera fede che ci fa riconoscere nel Figlio della Vergine il tuo Verbo fatto uomo, e per la potenza della sua risurrezione guidaci al possesso della gioia eterna, per Cristo nostro Signore. Ecco, abbiamo dato inizio a questi giorni che ci vedono poi coinvolgerci anche con la novena a Maria Santissima Annunziata. E per noi comunità è sempre un'occasione propizia per accogliere il dono della fede, per conoscere questo dono, per approfondirlo, per poterlo amare ed essere, così com'è la fede, un'occasione per liberare la nostra vita, per renderla sempre più capace di testimoniare l'amore di Dio, così come Maria Santissima Annunziata ha saputo fare. E quindi vogliamo unire le nostre volontà alla volontà di Maria, che ha pronunciato quel sì e è rimasta fedele al suo Signore, ai suoi impegni concreti che la vita gli chiedeva di vivere, nel rispetto di un mistero, quello di Dio che si faceva prossimo con quello dell'uomo, il mistero dell'uomo. E quindi chiediamo in questi giorni, anche aiutati da Don Luigi all'inizio, di accogliere questa misericordia di Dio che veramente può rinnovare la nostra vita e renderci più audaci verso una testimonianza cristiana. E quindi questo è l'augurio più bello che mi sento di fare in questi giorni che incontro le famiglie, proprio portando quell'acqua benedetta per accogliere la gioia della festa, cioè l'incontro vero sta nel riconoscere il Figlio di Dio, nel suo nome c'è la vita eterna, e allora accogliamo Cristo e accogliamo Maria che ce lo indica, perché quella è la via maestra che ci rende consapevoli di questo dono della fede. Auguri a tutti. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Regnate.